Siamo con la professoressa Filippa Zappalà, docente di matematica di un istituto tecnico della provincia di Catania, un istituto tecnico industriale. La legge 107 assegna risorse alla scuola per premiare il merito e quindi introdurre nella scuola la meritocrazia. Cosa ne pensa innanzitutto lei di queste risorse che sono state assegnate e poi dei criteri anche attraverso cui verranno assegnate? Benissimo, allora intanto cominciamo dalle risorse. Le risorse sono veramente esigue. Ho letto che in tasca ai docenti più meritevoli verranno alla fine circa 16 euro al mese, che mi sembra veramente offensivo per persone mediamente laureate. Dal 2009 abbiamo i contratti bloccati, abbiamo già in partenza stipendi molto al di sotto rispetto alla media europea. Non capisco perché l'Italia non si debba adeguare, soltanto ci adeguiamo all'Europa soltanto per ciò che conviene ai nostri governanti. Ma per Diciamo quanto riguarda il meccanismo di individuazione di questi docenti più meritevoli? che questo è ancora peggio, diciamo. Io, allora, il comitato, cominciamo dal comitato di valutazione. Su 7 componenti, soltanto 2 sono docenti individuati dal Collegio dei Docenti. La legge non dice neanche che debbano essere votati, non si sa come scelti dal Collegio dei Docenti. Gli altri sono un esterno nominato dall'USR, quindi addirittura a livello regionale, il dirigente scolastico, un altro docente scelto sempre non si sa come, non si sa da chi, dal consiglio d'istituto, un genitore ed un alunno, anch'essi scelti dal consiglio d'istituto. Ma scelti come? Cioè, come saranno Quindi scelti? intanto manca un criterio di selezione diciamo dei Punto. soggetti che Dei dovrebbero soggetti che dovrebbero costituire. costituire questo comitato di E valutazione. che compito ha questo comitato di valutazione? Sceglie il comitato di valutazione, sceglie i docenti più Allora, meritevoli? no, il comitato di valutazione dovrebbe scegliere i criteri al quale poi il dirigente scolastico dovrebbe attenersi per premiare i docenti più meritevoli. Cioè, co come si fa? Io mi chiedo come uno perfetto sconosciuto che viene da non si sa dove. Professor Zappalà, mi sembra di capire che lei non è contraria ad essere valutata. Allora, qua come riterrebbe che è corretto un metodo di valutazione? Mi sembra anche abbastanza evidente, cioè io vorrei una persona competente nella mia disciplina, quindi un laureato in matematica, potrebbe venire dall'università, potrebbe essere un docente di un'altra scuola, potrebbe essere un ispettore che si sedesse vicino a me per una settimana almeno e vedesse come effettivamente io lavoro in classe, quali sono le mie, qual è intanto la mia conoscenza della disciplina. Cosa riesco a dare ai miei studenti, come li valuto, come cerco di spronarli a studiare, come intervengo perché imparino ad utilizzare in maniera corretta le nuove tecnologie. Questo mi piacerebbe. Bene, allora concludiamo. Lei come si comporterà ora al prossimo collegio dei docenti in cui si dovrà scegliere questo comitato di valutazione? Ha qualche proposta da fare ai colleghi? Sì, io ho deciso che rinuncerò volontariamente al bonus, quindi io non voglio entrare nella valutazione ai fini di questo bonus. E poi esorterò anche i colleghi, magari, se è possibile, di astenersi dal voto quando ci sarà appunto la votazione per l'elezione di questo comitato di valutazione. Avrei anche pensato, non so comunque se questa fosse un po' troppo dirompente, di alzarci e andarcene e rifiutare così complessivamente la valutazione. Bene, professoressa, la ringrazio per Grazie. l'intervista. Mi sembra che lei, oltre ad essere docente di scuola secondaria di secondo grado, abbia insegnato pure all'università in Sì, ho avuto corsi, dei piccoli diciamo. incarichi di esercitazione di analisi 1 in facoltà di ingegneria per svariati anni, in collaborazione con tanti docenti universitari, ed è stata una bella esperienza sicuramente. Grazie, professoressa, Grazie arrivederla, buon a lei. lavoro.